Ci eravamo aspettati soprattutto che venisse in audizione il direttore generale Shell, ma come sempre non è la prima volta, si limita a delegare. Probabilmente l'imbarazzo di venire a dare delle risposte a una continua serie di dichiarazioni che lui fa a mezzo stampa. Quel coraggio gli manca, continua a scappare da questa commissione, manda in avanti l'assessore e i responsabili amministrativi. Ricostruiamo la vicenda, parliamo di una cucina che ha visto finire sulla stampa nazionale immagini con i topi e con le blatte all'interno dei locali dove si somministrava cibo per i pazienti. Ovviamente a seguito della visita dei NAS questa cucina è stata chiusa, abbiamo assistito a un continuo rinviare dichiarazioni da parte del direttore generale, la cucina aprirà, stiamo consegnando i lavori, i lavori sono stati consegnati all'impresa investiremo 550 mila euro su quella cucina in realtà ancora una volta oggi la parte amministrativa ci annuncia che gli unici lavori che sono stati fatti o che stanno per essere appaltati sono lavori di piccola entità circa 30 mila euro di quattro ambienti destinati alla cucina solo uno verrà ristrutturato gli altri li andremo a perdere si passerà da una cucina a gas a una cucina a induzione stiamo ancora aspettando il nulla osta da parte dei vigili del fuoco ma la cosa ben più grave qual è si continuerà a utilizzare la cucina di Lanciano. A Vasto si farà soltanto ciò che deve essere fornito caldo e immediato, tutto il resto verrà cucinato a Lanciano. Ci chiediamo qual è il senso di investire 550.000 euro per una cucina se tutto verrà cucinato e somministrato da Lanciano. Il cibo pur essendo di buona qualità, perché la materia prima è di buona qualità, l'abbiamo verificato, arriverà all'ospedale di Vasto dopo circa un'ora in condizioni pessime. Questo è il quadro della situazione nell'ASLE 02. L'unica nota dolente è quella che da più fastidio è che ancora una volta la documentazione ci è stata fornita solo questa mattina. Guarda caso, solo con l'ASL 02 continuiamo ad avere difficoltà nel reperire materiali e informazioni che non ci vengono fornite a richiesta d'accesso agli atti.